their false accusations against me, any police officer could shoot me on sight. It was not until the Freedom of Information Act was passed in the mid-70s that we began to see the scope of the United States government's persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten. Rivoluzionaria. Sono a scuola quando lo vengo a sapere. Scosse elettriche sulla schiena come quando sto per diventare momentaneamente pazza. Sul treno che mi porta in città mi sento pronta a una manifestazione violenta. Nella metropolitana gli incubi sono ad occhi aperti e mi immagino con un lungo coltello a sferrare colpi su bianche lenzuola. Sangue del Ku Klux Klan che cola. Devi sembrare uno spettro, devi sembrare uno spettro, continua a scandire la mia mente. Devi sembrare uno spettro, io ti ci farò diventare. Siedo nella metropolitana, fantasia di sangue. Esco dal mio incubo ad occhi aperti, nessuno si muove, tutti gridano, tutti hanno il volto di ghiaccio, il treno rallenta, tutti tesi a guardare la porta. 125esima strada, sto andando a una manifestazione violenta, voglio uccidere qualcuno. Martin Luther King è stato assassinato. La strada si risveglia, non c'è sangue ancora, tutti prendono posizione. Il soffio del vento porta i rumori, la gente è in attesa, le strade ribollono, arrivano i carri armati. I nativi fremono, i carri armati terranno a bada i nativi, arrivano i carri armati, mi sento assurda e impotente. Chi sto per aggredire? Dov'è un George Lincoln Rockwell? Sono pronta ad ucciderlo. Riuscirà ad emettere solo due sillabe prima che lo sgozzi, ma non è qui, solo i numeri, il rimbombo dei carri armati e l'attesa. Le vetrine dei negozi sono riempie di merda. Non puoi barattare Martin Luther King con la merda nelle vetrine dei negozi. Rompere le vetrine non mi farebbe alcun bene. Sono ormai andata oltre, voglio sangue. I carri armati attendono per schiacciare la resistenza, schiacciare la protesta. Mi attraversa la mente, voglio vincere. Non voglio ribellarmi, voglio vincere. La rivoluzione non verrà trasmessa in televisione al notiziario delle 6. Mi devo preparare. Rivoluzione, la parola mi fa muovere. Sono di nuovo in metropolitana, nessuno guarda nessuno. Penso che mi siano venute le mestruazioni. Sudore mi cola lungo le gambe e torno a casa. Mia madre è felice di vedermi, sa che sono mezza pazza. La televisione è fradicia di lacrime di coccodrillo. Ribellione, bambini ribelli, collera furiosa, ribellione, rivoluzione. Mi piace questa parola. Torvi mietitori ronzano in modo sinistro, trasmissioni sui nativi, grande eccitazione. Di questa roba sono pieni i notiziari, ci guardiamo in volto. Discorsi di commozione sfrigolano sulle loro labbra facendo cadere cenere amara dalle nostre bocche. Ce ne stiamo lì sedute. Penso alla rivoluzione. Il tonico astratto rivoluzione. Sono stanca di guardare mentre perdiamo. Uccidono i nostri, poi uccideranno noi perché protestiamo. Protesta, 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 rivoluzione. Se esiste, voglio trovarla. Bollettini, altri bollettini. Sono stufa di bollettini. Voglio pallottole. Mentre frequentavo il City College di New York, dopo essermi diplomata al Manhattan Community College, decisi di sposarmi. Mio marito era impegnato politicamente, intelligente e onesto, e il nostro rapporto era stato frenetico, pieno di irruenza e coinvolgimento emotivo.
Per varie ragioni pensavo che il nostro impegno comune nella lotta di liberazione nera avrebbe portato a un matrimonio paradisiaco. Continuavo a passare la maggior parte del mio tempo a scuola, in riunioni, in manifestazioni, e quando ero a casa la mia mente era di solito immersa in qualche libro. Era impensabile concedere più di 5 minuti a cose banali come pulire la casa o lavare i piatti. A complicare le cose, le idee sul matrimonio di mio marito derivavano principalmente dalla vita dei suoi genitori, dove la madre era stato l'angelo del focolare e il padre quello che guadagnava il pane. Gli spaghetti erano praticamente l'unica cosa che io sapessi cucinare e per lui fu una trauma scoprire che non aveva nessuna delle capacità domestiche di sua madre. Dopo un po' mi fu chiaro che ero pronta al matrimonio, così come lo ero a farmi spuntare le ali e a volare. Dopo un anno confuso e infelice, quindi decidemmo che era molto meglio per noi continuare come amici che non come coppia sposata. Così ci separammo. Decisi di andare in California. Mi diventava sempre più chiaro che, benché fosse importante che gli studenti partecipassero alla lotta, nessuna rivoluzione sarebbe mai stata vinta dagli studenti da soli. La lotta, per questioni legate alla scuola, aveva ristretto il mio orizzonte e mi stavo impantanando. Volevo estendere quel tipo di lotta alla comunità nera. All'epoca la California, in particolare la zona della Bay, era il luogo dove accadeva praticamente tutto. Alcuni dei miei professori preferiti andavano nell'West per l'estate e si offrivano di darmi un passaggio e trovarmi un posto dove stare. Come al solito ero completamente al verde, ma un amico mi diede qualche soldo per il viaggio e per le piccole spese. I miei amici mi trovarono un posto a Berkeley, il luogo più progressista e di sinistra che avessi mai visto. Manifesti rivoluzionari tappezzavano tutti i muri, insieme a murales popolari. Gli ingressi delle banche e degli altri edifici pubblici erano protetti da muri di mattoni a causa delle manifestazioni e degli scontri per le strade che si erano verificati dopo le lotte per People Park. Stelle rosse, libretti rossi di Mao venivano venduti agli angoli delle strade e c'erano delle cooperative che vendevano alimenti biologici a basso prezzo. Vari collettivi si dedicavano alla sopravvivenza, alla lotta e all'insegnamento. Ero colpita dai tipi di soluzioni informali che avevano escogitato per trattare i problemi che dovevano affrontare e mi ero iscritta alle classi di attività pratiche, stampa e montaggio, pronto soccorso, eccetera. C'erano libri ed opuscoli nelle librerie di San Francisco e di Berkeley che non avevo mai visto a New York e lessi per la prima volta a proposito della teoria della guerriglia urbana delineate dal Che Guevara, da Carlos Marighella e Tupamaros. Ero stata molto più al corrente delle vicende del Vietnam e della Cambogia e fui sorpresa quindi di scoprire il ruolo dell'imperialismo USA nell'America centrale e meridionale. Il governo USA aveva invaso più di 15 paesi, non solo uno o due volte, ma in alcuni casi fino a 10 volte, e nella maggior parte i movimenti guerriglieri avevano intrapreso la lotta armata. Leggere della guerriglia in America Latina o nel Vietnam era una cosa, ma pensare in termini di guerriglia all'interno degli USA era un'altra cosa. All'epoca la gente usava il termine rivoluzione perché era di moda, ma il più delle volte in realtà non intendevano altro che un cambiamento o una qualche forma di vago progresso. Alcuni pensavano a una nazione nera separata ed altri consideravano la rivoluzione nera come componente di una rivoluzione globale condotta dai bianchi, gli ispanici, gli orientali, i nativi americani e i neri. Malcolm X aveva detto che ciò avrebbe implicato spargimento di sangue e conquista di territori. Per me la lotta rivoluzionaria del popolo nero doveva essere contro il razzismo, il capitalismo, l'imperialismo e il sessismo, e per un'effettiva libertà sotto un governo socialista. Ma la possibilità della sua realizzazione mi era sempre sembrata molto lontana. A Berkeley e San Francisco invece la rivoluzione non sembrava più così lontana.
Molta gente di sinistra, hippie, chicanos, neri e asiatici, erano pronti a fare sul serio, ma non avevo dimenticato i reazionari, i razzisti, tutta la fascia racchiusa dalle Bible Belt e i cosiddetti americani medi che avevano eletto Nixon. Non riuscivo ad immaginarmi la nuova sinistra in grado di parlare a questa gente, tantomeno organizzarla e cambiare le loro teste. Decisi che l'unico modo per trovare delle risposte era continuare a studiare e a lottare. Non avevo idea di come la maggior parte di ciò che studiavo potesse servire allo scopo, ma pensavo che un giorno tutto sarebbe risultato utile. Leggevo sulle tecniche di guerriglia e di lotta clandestina, senza immaginare lontanamente che un giorno anch'io sarei entrata nella clandestinità. Ed è un po' buffo se ci ripenso, perché la lettura di tutta quella roba probabilmente mi avrà salvato la vita un milione di volte. Nel quadro delle mie lezioni di pronto soccorso lavoravo come assistente di un dottore volontario, una volta alla settimana ad Alcatraz. All'epoca Isoletta era stata occupata da nativi americani che protestavano contro una lunga serie di trattati violati, politiche di genocidio e sfruttamento razzista. Alcatraz era il simbolo della forza e della dignità delle popolazioni indiane e della loro determinazione nella lotta per preservare le proprie tradizioni culturali. Mi piaceva ogni cosa quando andavo là, eccetto il viaggio. Il medico era un fanatico della motocicletta che insisteva a sfrecciare su quella cosa lungo il ponte del Golden Gate con me sopra appesa. Una volta arrivati dall'altra parte, saltavamo su una barchetta sgangherata con l'acqua sul fondo e beccheggiavamo nella baia fino all'isola. Quando ci arrivavamo, mi sentivo come dopo un'intera giornata di lavoro. La prima cosa che mi colpì fu lo spirito della gente. Percepivo lo straordinario orgoglio, la straordinaria determinazione e la straordinaria calma dal momento in cui sbarcavo sull'isola fino al momento in cui ripartivo. Erano nativi americani di ogni parte dell'America settentrionale, compreso il Canada, di differenti tribù e origini. C'erano giovani e vecchi, bambini piccoli cullati tra le braccia delle loro madri. Un vecchio, che aveva passato molti anni nella prigione di Alcatraz, raccontò che appena giunto sull'isola si era munito di una mazza e aveva ridotto in macerie la cella dove un tempo era stato imprigionato. Il penitenziario, uno dei più infami e sadici che siano mai esistiti, incombeva sullo sfondo. C'erano varie nazioni indiane, ognuna con la propria ricca cultura, tradizioni religiose, storia e folklore. Ognuno imparava e insegnava agli altri le rispettive storie e culture. Era sconcertante scoprire quanti nativi americani fossero cresciuti nelle città e non sapessero nulla sulla propria identità. In questo senso erano molto simili al popolo nero. La maggior parte di loro veniva dalla West Coast, e così parlai loro del Museo Indiano e del Museo di Storia Naturale di New York, ma poi smisi improvvisamente. Cominciai a chiedermi cosa avrei provato ad andare in un museo e vedere le case e gli oggetti artigianali rubati al mio popolo esposti in una sala per mostre. Mentre parlavo, mi resi conto che gran parte della storia che mi era stata insegnata sugli indiani consisteva probabilmente di menzogne inventate dall'uomo bianco. Solo in seguito scoprì, per esempio, che l'usanza di prendere lo scalpo era una vecchia pratica europea. Intorno al 1700 lo stato del Massachusetts pagava l'equivalente di 60 dollari per ogni scalpo e la Pennsylvania ne pagava 134. Solo un secolo dopo, in risposta al massiccio genocidio per mano dei bianchi, anche gli indiani cominciarono a prendere gli scalpi. Nessun museo di quelli che esibiscono tende e copricapi di penne menziona mai come uomini, donne e bambini siano stati massacrati a Wounded Knee o il fatto che l'esercito USA abbia dato agli indiani di proposito coperte infette dal vaiolo. Mentre ascoltavo quei fratelli e quelle sorelle di Alcatraz, mi rendevo conto dell'impossibilità di trovare la vera storia di qualsiasi popolo oppresso nei libri ufficiali. Sarò sempre grata di aver avuto l'opportunità di visitare Alcatraz.
Non dimenticherò mai la calma fiducia degli indiani che continuavano serenamente la propria vita, benché fossero costantemente sotto la minaccia di un'invasione dell'FBI o dell'esercito USA. Non coincidevano con nessun mio preconcetto o con gli stereotipi visti in TV o nei film. Erano veramente aperti nei miei confronti e dopo un po' parlammo della lotta in generale. Avevano molti dei nostri stessi problemi: istruzione, organizzazione del popolo per la lotta, aumento dei livelli di coscienza. Avevano il nostro stesso nemico e le cose andavano loro male quanto a noi, se non peggio. Mi dissero di fare un giro a Avazzane al mio ritorno a New York. Era un territorio che avevano liberato al confine fra lo stato di New York e il Canada. Gli dissi che se mai fossero venuti a New York, mi venissero a trovare, a vedere Harlem. Certo, quando lo liberate? Mi chiesero. Erano migliaia i gruppi nell'area della Bay che volevo conoscere. Tante erano le attività che avrei dovuto trascorrere 28 ore al giorno solo per stare dietro a tutto. Un compagno di studi mi organizzò un incontro con i Brown Berets, un gruppo chicano che si era formato recentemente in California e nel Texas. Un incontro breve perché il fratello con cui avevo appuntamento era di passaggio. Mi sintetizzò alcuni dei problemi che dovevo affrontare e il tipo di lavoro che stavano facendo. Avevo sempre pensato al movimento chicano come un movimento rurale piuttosto che urbano. La maggior parte delle informazioni che avevo ricevuto erano sulla lotta dei contadini chicanos e di uomini come Cesar Chavez, che lottava per organizzarli e cambiare le condizioni di vita insopportabili e i salari da schiavi che erano costretti ad accettare per lavorare. Non sapevo che i chicanos stessero combattendo anche nelle città contro la disoccupazione, la brutalità della polizia, le scuole scadenti, proprio come faceva il popolo nero. E come il Black Panther Party tentava di organizzare e politicizzare le bande nelle strade di Chicago. I Brown Berets volevano politicizzare le bande di Chicanos nelle strade di Los Angeles. Il fratello mi raccontò che avevano lavorato anche molto intorno alla questione dell'os siete della razza, sette militanti Chicanos che erano stati accusati di aver ucciso un poliziotto a San Francisco e che in seguito furono prosciolti. Avrei voluto continuare a parlare ancora di questo caso perché vedevo gli stessi modelli in funzione ovunque, sorelle e fratelli imprigionati in ogni parte del paese, accusati di aver ucciso degli sbirri o di aver cospirato per farlo. Però il fratello doveva scappare. Ci ripromettemmo di incontrarci di nuovo, ma non accadde mai. Il gruppo successivo che volevo contattare era la Red Guard, un gruppo di giovani fratelli e sorelle rivoluzionari che combattevano a Chinatown, a San Francisco. Ero particolarmente ansiosa di incontrarli perché era veramente difficile avere notizie su di loro sulla costa atlantica. La West Coast, invece, ha la più alta concentrazione di asiatici del paese e volevo veramente farmi un'idea approfondita di cosa stesse accadendo nelle comunità asiatiche. Molta gente pensa che gli asiatici non siano esposti al razzismo, che siano per loro per lo più professionisti o commercianti, ignorando che molti di loro sono poveri e oppressi. Trovare la Red Guard non fu affatto facile. Metà della gente alla quale chiedevo non ne aveva mai sentito parlare e l'altra metà aveva una conoscenza minima di ciò che fossero e di che cosa facessero. Qualcuno mi diede un indirizzo e, visto che non avevo la più pallida idea di dove fosse, mi fece accompagnare da un fratello a Chinatown per cercare il loro quartier generale. Finimmo col perderci e non trovammo mai l'indirizzo. Ce ne andammo allora a mangiare in un ristorante cinese dove incominciammo un'animata discussione. Il fratello non riusciva a capire innanzitutto perché una donna nera volesse contattare dei rivoluzionari cinesi. Nessuno libererà il popolo nero all'infuori del popolo nero. Quei cinesi se ne sbattono di te e di me. Quello che gli interessa è il loro popolo e quanto succede in Cina.
Gli dissi che pensavo che ci fossero molti di noi nella loro stessa situazione e l'unico modo in cui ce ne saremmo usciti era unirci per rompere le nostre catene. Il fratello mi fissò come se declamassi vuota retorica. Alcune leggi rivoluzionarie sono così semplici che sembrano impossibili. La gente pensa che perché qualcosa funzioni deve essere complicato, ma molte volte è vero proprio il contrario. Di solito raggiungiamo il successo tramutando in pratica alcune semplici verità di cui siamo a conoscenza. La base di ogni lotta è la gente che si unisce per combattere un comune nemico. Quando finalmente riuscì a incontrare alcuni fratelli della Red Guard, fu quasi per caso e in qualche modo imbarazzante. Stavo passeggiando nel parco con alcuni fratelli e alcune sorelle del Black Students Union. E ci scambiamo esperienze, parlavamo di politica, fumavamo marijuana. La giornata era blu e meravigliosa e stavamo semplicemente seduti pigramente sotto il sole, senza nessun problema al mondo, ascoltando della musica rock che suonava in sottofondo. Avevo portato da New York una pila di volantini e giornali da dare loro. Eravamo del tutto rilassati e intontiti, quando un branco di sbirri saltò addosso a un gruppo di hippie e cominciò a picchiarli senza pietà, prendendoli a calci e colpendoli con i manganelli. Eravamo talmente fatti che rimanemmo seduti a guardare come se fosse un film o qualcosa del genere. Quando riuscimmo a ritrovare la voce e a gridare insieme per protesta, gli sbirri li stavano già portando via. Due fratelli asiatici ci raggiunsero e indicarono i giornali. È meglio che ve ne sbarazziate prima che gli sbirri li vedano, disse uno di loro. Ne stanno arrivando degli altri. Se avete dell'erba addosso, è meglio che ve ne andate di qua. E presto. Eravamo l'immagine della confusione, mentre nascondevamo foglie di carta sotto le camicie e nelle borse. Il fratello asiatico guidò la nostra processione, mezza intontita, fuori dal parco. Avete bisogno di un passaggio? Sì, sei gentile. Dove? Oh, ovunque, ovunque fuori di qui, rispondemmo. Eravamo troppo fatti per prendere una decisione. Ci stringemmo in una jeep sgangherata. Ci dissero che ci avrebbero portati a Shattuck e ci avrebbero lasciati lì. Quando incominciammo a muoverci, iniziamo tutti a parlare degli sbirri che picchiavano gli hippie. L'immagine bruciava nella mente di tutti. È stata un'incursione, farfugliò uno dei fratelli della BSU. Avete visto gli sbirri? Pensavo che avrebbero ucciso quei tipi. Ero ancora fatta, mi sentivo troppo intontita e stralunata per parlare. Ecco perché abbiamo bisogno di una rivoluzione, stava dicendo una sorella. Pensano semplicemente di poter fare tutto quello che vogliono. Chi ha iniziato quel casino? Chiese qualcuno al fratello asiatico. Se la sono presa proprio a proposito delle carte d'identità o qualcosa del genere, volevano solo qualcuno a cui rompere le scatole. Siete stati fortunati che non vi abbiano visti prima. Rimanemmo tutti zitti per un minuto, immaginandoci picchiati e trascinati in prigione. È stato un bene che non abbiano visto quei volantini, disse l'altro fratello asiatico. Vi avrebbero fatto passare sicuramente dei guai. La sorella, che era chiaramente infuriata, cominciò una tirata politica. Tutti si lanciarono nella conversazione, parlando della situazione della comunità nera, della lotta degli studenti neri e delle infamie che si compivano in America. Ognuno entrò nella discussione, presentandosi come attivista politico e rivoluzionario. Siete gente del movimento? Ci chiese uno dei fratelli asiatici. Ognuno colse l'occasione per dire di sì, presentando credenziali e nominando la propria organizzazione. Ottimo, dissero, e ci informarono che erano quadri della Red Guard e che stavano organizzando una specie di forum sulla rivoluzione in Cina. Con la lingua impastata e nel mio stato confuso di intossicazione da marijuana, tentai di dir loro che avevo cercato di contattare la loro organizzazione per conoscerli. Il fratello che aveva parlato di più fino a quel momento prese da sotto il sedile un volantino che aveva la data del forum e me lo porse. Cerca di venire e facciamo un incontro, mettilo da qualche parte in modo che non lo perdi, disse, alludendo chiaramente al mio stato confusionale e sconnesso. Dovreste stare attenti con l'erba, specialmente quando avete dei giornali o dei volantini. Molti bravi compagni sono stati fregati in questo modo. Sì, disse l'altro, dovete essere preparati ad ogni situazione, dovete essere disciplinati e pronti ad affrontare il nemico in ogni momento.
I fratelli della Red Guard ci fecero scendere, poi li ringraziammo e li salutammo in mezzo a una selva di sempre avanti e potere al popolo. Evitando accuratamente di guardarci negli occhi, camminammo senza meta, cercando un posto dove distenderci e riprenderci. Mi sentivo colpevole, stupida, sciocca e politicamente impreparata. Non accettavo l'idea di essere andata in giro per la strada nel bel mezzo della giornata, senza il pieno controllo delle mie facoltà, troppo fatta per affrontare la realtà, tanto meno per cambiarla. Mi chiedevo cosa avessero pensato di noi, fratelli della Red Guard, trovandoci lì seduti e inebetiti, tanto da averci dovuto praticamente portare fuori dal parco. Era chiaro che la mia situazione era al limite e che dovevo organizzare il mio modo di agire. Se volevo considerarmi una rivoluzionaria, dovevo anche guadagnarmene il titolo. Avevo sentito qualcuno dire che i rivoluzionari si inebriano con la rivoluzione, che quella è la migliore ebbrezza al mondo. Sperimenterò questa ebbrezza, dissi ad alta voce. Come? Cosa hai detto? Niente, risposi. Parlavo solo ad alta voce. Oh, disse qualcuno, ti capisco. Ci fermammo in un bar per prendere un tè. Ognuno era confuso e perso nei propri pensieri. Alla fine ci salutammo e ognuno andò per la sua strada. Ritornai a chiedermi che cosa dovessi fare per diventare ciò che volevo diventare. La rivoluzione è cambiamento e il primo posto in cui il cambiamento comincia è dentro se stessi.